il tema è un po' quello, no? Il sogno eterno dell'uomo è sempre stato quello di sognare, di contemplare, di sperare in forme di estensione, no? Della propria avventura esistenziale. E ne hanno parlato tutti i grandi scrittori, i filosofi. La tecnologia in qualche maniera oggi sembra dare una mano, ecco, sembra riuscire a realizzare in parte questo sogno antico, ecco. E il film in qualche maniera si basa su questo, ecco, tratta di questo, con tutto ciò che ne consegue, cioè è ovvio che è un sogno che rimane sogno lo stesso, ecco. Si può manipolare fino a un certo punto quello che è il destino e l'esistenza degli esseri umani. Tuttavia, non si può negare quanto la tecnologia stia veramente trasformando il nostro modo di vivere, non soltanto il nostro modo di vivere, condizionando anche il nostro codice di relazione con gli altri, la nostra capacità di gestire i nostri sentimenti. Insomma, la tecnologia ha un ruolo determinante in tutto questo oggi e non si può non rimanere incuriositi almeno da tutto ciò. E poiché io racconto attraverso le immagini, mi sembrava naturale a un certo punto affrontare questo tema con il mio modo di raccontare, che è appunto il linguaggio delle immagini, ecco, e fare i film. Si era prenotato di giorno, sì, e poi subito dietro c'è un'altra domanda. Salve. La tecnologia cambia il nostro modo di relazionarci con gli altri, cambia anche il cinema, inevitabilmente. Questa storia d'amore, che è la storia di un dialogo con qualcosa che è morto, è per lei anche il dialogo con il cinema, con un certo cinema, il cinema che è morto, sta per morire, cioè nell'uso che lei fa delle immagini digitali, per esempio, esplicitamente digitali. No, io capisco la sua riflessione, la sua considerazione. Il problema è che io non ho mai ritenuto che il cinema fosse morto o stesse per morire. No, non l'ho mai pensato e non lo penso neanche adesso. Penso che si stia trasformando, come si è sempre trasformato. Se andiamo a ripercorrere, sia pure per sommi capi, la storia del cinema, è stata una continua trasformazione. Forse nei primi decenni un po' più lenta di quanto non accada adesso. Adesso un nuovo mezzo che ti aiuta a modificare certi codici espressivi del linguaggio audiovisivo, nel giro di 6 mesi diventa obsoleto perché nel frattempo sono nate altre forme, quindi è una trasformazione continua, ma il racconto per immagini, la storia per immagini, il film o come si continuerà eternamente a chiamarla, la pellicola. Vi siete accorti che tutti continuano a dire ho visto una pellicola, ecco, anche se ormai la pellicola non esiste più. Quindi per me non è morto, quindi non posso dire che io nel film abbia voluto fare un legame allegorico tra gli astrofisici che dialogano con le stelle che non ci sono più, anche se continuiamo a vederle, e l'idea del cinema che non c'è più. Questo io non l'ho pensato. Se vogliamo forzare l'allegoria che lei ha proposto, potremmo dire che anche il cinema in fondo è fatto di un codice particolare. Quando noi vediamo un film, nell'istante in cui il fotogramma raggiunge la nostra retina, in quello stesso istante in realtà non c'è più sullo schermo. Quindi anche noi vediamo il film quando non c'è più in realtà, ecco. Quindi se vogliamo proprio trovare la corrispondenza.